segreto di Maria di San Luigi Maria da Montfort. Testi scelti a cura del Centro Mariano Monfortano. Parte prima. Cristiano, eletto e amato da Dio, ti presento un segreto che l'Altissimo mi ha comunicato e che non sono riuscito a trovare in nessun libro, né antico né recente. Te lo confido con l'aiuto dello Spirito Santo a queste condizioni. Lo rivelerai solo a persone in grado di accoglierlo per la loro vita di preghiera, amore ai poveri, rinuncia evangelica, impegno apostolico e per la loro esperienza delle persecuzioni. Dovrai impegnarti a viverlo per diventare santo e spiritualmente maturo, perché questo segreto diventa efficace nella misura in cui lo si vive. Attento dunque a non stare con le mani in mano. Il mio segreto si trasformerebbe in veleno e ti sarebbe occasione di condanna. Ringrazierai Dio ogni giorno per averti concesso, senza tuo merito, conoscere questo segreto. All'inizio conoscerai il suo valore solo in modo imperfetto, perché sarai ancora nelle tenebre del peccato e dell'egoismo. Man mano che ti ispirerai a questo segreto nelle azioni quotidiane, potrai valutarne l'importanza e l'efficacia. Uomo, creato ad immagine del Dio vivo e salvato col sangue prezioso di Cristo, Dio vuole che tu divenga santo come Lui in questa vita e partecipi alla sua gloria nell'eternità. Diventare santo è tua sicura vocazione. Verso questa meta devi orientare tutti i pensieri, le aspirazioni, parole, opere e sofferenze della tua vita. Diversamente tu resisti a Dio, trascurando di realizzare lo scopo per cui Egli ti ha creato e ti mantiene in vita. Meravigliosa trasformazione. La polvere è mutata in oro, le tenebre in luce, il peccato in santità, la creatura nel creatore e l'uomo in Dio. Opera stupenda, ma difficile, anzi impossibile all'uomo abbandonarlo a se stesso. Solo Dio può realizzarla attraverso una grazia abbondante e straordinaria. È un capolavoro più grande della stessa creazione del mondo. E tu? Che cosa farai? Quali mezzi sceglierai per salire dove Dio ti chiama? Tutto sta nell'ottenere da Dio la grazia necessaria per diventare santi. Io te ne voglio insegnare la via più sicura. Perciò ti dico che per trovare la grazia di Dio bisogna trovare Maria. Te lo provo. Soltanto Maria ha trovato grazia presso Dio per se stessa e per ogni uomo, a differenza dei patriarchi, profeti, santi dell'Antico Testamento, che non hanno potuto trovarla. Maria ha dato esistenza e vita umana all'autore di ogni grazia, perciò è chiamata Madre della Grazia. Il Padre, fonte necessaria di ogni dono perfetto e di ogni grazia, dando a Maria il proprio figlio, le ha affidato tutte le grazie. Anzi, San Bernardo dice che in Cristo e con Cristo è stata affidata a Maria la stessa volontà salvifica di Dio. Dio ha scelto Maria per effondere nel mondo il suo amore. Con l'intervento di lei, la vita e i doni divini sono comunicati agli uomini. Secondo San Bernardino, Maria ha ricevuto una facoltà così ampia da poter dispensare liberamente, secondo quanto ritiene opportuno, le grazie del Padre, le virtù del Figlio e i doni dello Spirito.
Un vero figlio della Chiesa deve avere e riconoscere Dio per padre e Maria per madre nell'ordine della grazia, come già nell'ordine naturale ogni bambino ha necessariamente un padre e una madre. Dato che Maria ha generato Gesù Cristo, capo del corpo mistico, spetta a lei generarne anche le membra, cioè i veri cristiani. Una madre, infatti, non dà alla luce la testa senza le membra, né le membra senza la testa. Perciò, se uno vuole essere un autentico membro di Gesù Cristo, pieno di grazia e di verità, deve lasciarsi plasmare dalla sua grazia in Maria. Lei è ricolma della grazia di Cristo per comunicarla in pienezza ai veri membri del suo figlio, che sono pure suoi figli. Lo Spirito Santo non ha mai ripudiato Maria, sua sposa e collaboratrice nel produrre il suo capolavoro, Gesù Cristo, il Verbo incarnato. Egli quindi continua sempre con la sua collaborazione reale, anche se misteriosa, a formare i veri cristiani. Maria partecipa alla sovranità di Dio sui cuori degli uomini allo scopo di sostenere e portare a perfezione la loro vita filiale. Sant'Agostino giunge ad affermare che, in questo modo, i veri cristiani sono come racchiusi nel grembo di Maria e che nascono solo quando questa madre, piena di bontà, li dà la luce nella vita eterna. Quindi, come il bambino trae dalla mamma un cibo proporzionato alla sua età, così il cristiano riceve da Maria ogni nutrimento e vigore spirituale. Agostino ha ragione quando chiama Maria la forma di Dio o il suo stampo vivente. In realtà solo in lei Dio è stato plasmato come uomo, conservando tutte le caratteristiche divine, e solo in lei l'uomo è trasformato in Dio dalla grazia di Cristo, per quanto lo permette la natura umana. Uno scultore può fare un ritratto al naturale in due modi: fidandosi della sua abilità e lavorando a forza di scalpello su una materia dura e informe, oppure gettando nello stampo un materiale liquido. Nel primo caso si va incontro a una vera impresa lunga, difficile, rischiosa. Basta un colpo maldestro di cesello o di martello per rovinare tutto. Nel secondo, invece, si tratta di un lavoro svelto, facile, piacevole e più economico. Bisogna però che il materiale sia molto malleabile, che lo stampo non abbia difetti e sia modellato esattamente sulla figura da riprodurre. Maria è il meraviglioso stampo di Dio modellato dallo Spirito Santo per formare in modo perfetto Cristo uomo Dio mediante l'incarnazione e per rendere l'uomo partecipe della natura divina per mezzo della grazia. Gesù Cristo, vero Dio, ha lasciato in questo stampo la sua impronta e i suoi lineamenti divini, che vengono comunicati a chiunque vi si getta e si lascia plasmare. E questo avviene in modo piacevole e proporzionato alla debolezza umana, senza grande sforzo o tormento, in modo sicuro, senza rischio di illusioni, perché il demonio resterà sempre lontano da Maria, e in modo degno della Vergine Immacolata, cioè senza ombra di peccato, e nella santità. C'è una bella differenza, mio caro amico, fra un cristiano formato spiritualmente da direttori che seguono le vie ordinarie e si fidano della loro abilità e inventiva, e un cristiano docile e pienamente disponibile, che, cosciente della propria insufficienza, si abbandona fiduciosamente a Maria per essere plasmato dallo Spirito Santo. Il primo, guidato dalla sapienza umana,
si trova esposto a peccati, difetti, tenebre, illusioni di ogni genere. Il secondo, invece, rassomiglia a Gesù Cristo, e tutto in Lui è luce e santità. In nessuna creatura, nemmeno nei cherubini, serafini e santi del cielo, Dio si manifesta così grande come in Maria. Maria è il paradiso di Dio, il suo mondo ineffabile, dove il Figlio è entrato per custodirlo, dimorarvi con gioia e compiere opere meravigliose. Dio ha creato un mondo per l'uomo pellegrinante ed è la terra. Ha creato un mondo per l'uomo glorificato ed è il paradiso. Ha creato un mondo per se stesso ed è Maria. Per quasi tutti gli uomini Maria è un mondo da scoprire. Ella resta un mistero impenetrabile perfino agli angeli e ai santi del cielo, i quali, vedendo Dio trascendente e inaccessibile nascondersi nel suo mondo che è Maria, proclamano giorno e notte in religioso stupore: Santo, Santo, Santo. Beato l'uomo al quale lo Spirito Santo svela il segreto di Maria perché la conosca. Beato l'uomo che può entrare in questo giardino chiuso e attingere abbondantemente a questa fontana sigillata le acque vive della grazia. In questa creatura degna d'amore si trova soltanto Dio, un Dio nello stesso tempo trascendente e condiscendente, infinitamente santo e adattato alla debolezza umana. Dio è in ogni luogo, lo si può trovare dappertutto, perfino nell'inferno. Ma non c'è luogo dove si possa trovare Dio tanto vicino e proporzionato all'uomo come in Maria, perché vi discese proprio per questo. In ogni altro luogo Dio è il pane dei forti e degli angeli. In Maria è il pane dei figli. Pensi come certi falsi maestri che Maria, essendo creatura, costituisca un impedimento all'unione con Dio creatore. Non è più Maria a vivere, soltanto Cristo, soltanto Dio vive in lei. È talmente trasformata in Dio da superare San Paolo e gli altri santi più di quanto il cielo sovrasti la terra. Maria è tutta orientata a Dio. Non può dunque fermare a sé il cristiano. Al contrario, lo proietta in Dio. Anzi, più una persona entra in rapporto con Maria, più Maria la unisce intimamente a Dio. Maria è l'eco di Dio. Quando si grida Maria, lei risponde Dio. Quando con Elisabetta la si proclama beata, lei risponde ancora glorificando Dio. Non intendo dire che chi trova Maria e vive un autentico rapporto con lei sia esente da croci e sofferenze. Tutt'altro. Ne incontra più degli altri perché Maria, madre dei viventi, fa partecipi i suoi figli dell'albero di vita, che è la croce di Gesù. Ma assegnando loro grandi croci, Maria comunica anche la grazia
di portarle con pazienza e perfino con gioia. Ella infatti addolcisce e per così dire candisce fino a far perdere ogni amarezza le croci dei suoi consacrati. Questi, come amici di Dio, devono senza dubbio bere il calice della sofferenza e assaporarne, per un po' di tempo, l'amarezza. Ma alla tristezza, Maria fa subentrare la consolazione e la gioia, che li anima a portare croci ancora più pesanti ed amare. Il vero problema, dunque, è di riuscire a trovare autenticamente Maria per essere ricolmi di ogni grazia divina. Dio, assoluto Signore di ogni cosa, comunicare direttamente quanto elargisce in via ordinaria mediante Maria. Anzi, sarebbe temerario negare che talvolta lo faccia. Tuttavia, come dice San Tommaso, egli rispetta il piano stabilito dalla sua sapienza e in via ordinaria si comunica agli uomini nell'ordine della grazia solo attraverso Maria. Per salire fino a Dio e unirci a Lui, è impensabile ricorrere alla stessa persona da Lui scelta per discendere fino a noi, per farsi uomo e comunicarci le sue grazie. Questo si realizza mediante un autentico rapporto con Maria. Gli autentici atteggiamenti del cristiano verso Maria, non parlo qui di quelli inaccettabili, sono vari. Il primo consiste nell'onorare Maria come madre di Dio e nel pregarla di tanto in tanto mentre ci si sforza di vivere da cristiani, evitando il peccato e agendo per amore piuttosto che per timore. Il secondo atteggiamento consiste nel nutrire profondo amore, stima, fiducia e venerazione verso la Vergine, e si esprime facendo conoscere il suo posto nel piano della salvezza, onorando le sue immagini, recitando il rosario, entrando nelle associazioni mariane. Questo atteggiamento, purché unito all'impegno di vita cristiana, è migliore del precedente. Tuttavia, non è ancora in grado di liberare da ogni egoismo per unire più perfettamente a Cristo. Il terzo atteggiamento riguardo a Maria è conosciuto e realizzato solo da pochi. Lo voglio svelare e comunicare a te, cristiano eletto e amato da Dio. Questo atteggiamento è nell'offrire la propria persona con totale disponibilità a Maria per realizzare meglio il dono di sé a Cristo. Con questa donazione o consacrazione ci si impegna a vivere facendo riferimento a Maria in ogni azione. Mi spiego. Sceglierai una data importante per pronunciare la tua consacrazione. Questa è un dono volontario ispirato dall'amore e maturato nella libertà, con cui offri tutto te stesso, il tuo corpo e la tua anima, la tua famiglia, i tuoi beni materiali e gli stessi valori della tua vita spirituale. Come puoi notare, questa consacra a Cristo mediante Maria include la rinuncia a ciò che una persona ha di più caro, non richiesta neppure dagli ordini religiosi. La rinuncia a disporre di sé e del valore spirituale delle preghiere e buone opere. Si riconosce alla Vergine la facoltà di applicare tale valore e ci si conforma in questo alla sua volontà, tutta dedita ad eseguire il piano divino della salvezza da lei solo perfettamente conosciuto. Con questa oblazione, non dico voto, tu metti a disposizione di Maria quel valore delle tue buone opere che ti rende capace di soddisfare per le pene dovute al peccato e di intercedere per i fratelli. Non potrai applicare tale valore in modo autonomo. Questa facoltà radicale va riconosciuta alla Vergine, che potrà così confortare o liberare un'anima del purgatorio o convertire un peccatore. Tu affidi a Maria anche i meriti derivanti dalla tua vita di fedeltà a Dio, non perché li volga a beneficio di altre persone, essendo incomunicabili, ma perché ti aiuti ad accrescerli perseverando nella santità. La Vergine potrà invece applicare liberamente a chi vorrà il valore di soddisfazione e di intercessione delle tue preghiere ed opere buone. Una volta consacrato a Maria, potrai senz'altro pregare per un peccatore, per un tuo amico o per una persona del purgatorio e applicare a loro vantaggio i tuoi sacrifici e atti di bontà. Ma condizionerai tutto questo alla determinazione di Maria.
Ti conformerai alla sua volontà, anche se non la conosci, convinto che Maria, scelta da Dio per comunicare le sue grazie e i suoi doni, orienterà il frutto delle tue attività alla maggior gloria di Dio. Questa consacrazione è una donazione a Maria così totale da essere paragonabile ad una schiavitù. Ma intendiamoci, non parlo della dipendenza naturale per cui ogni creatura, buona o cattiva, riceve da Dio esistenza e vita, e nemmeno della sottomissione forzata a Dio, propria dei demoni e dei dannati. Mi riferisco invece alla schiavitù come forma di donazione totale, liberamente scelta e ispirata dall'amore. La consacrazione è una schiavitù d'amore, nel senso che ci fa realizzare nel modo più perfetto il dono di noi stessi a Dio Creatore, mediante Maria. Osserva infatti quanta differenza passa tra un servo e uno schiavo. Il primo vuole essere retribuito e si impegna solo per determinati lavori e per un dato periodo. Il secondo, invece, non agisce per la ricompensa, si impegna a tempo pieno e per sempre. La consacrazione può essere paragonata alla schiavitù solo in questo senso di impegno totale e perpetuo nell'amore, e non in quanto forma di oppressione legalizzata per cui il padrone ha diritto di vita e di morte sullo schiavo. I cristiani non ammettono una simile schiavitù, purtroppo non ancora scomparsa dal mondo. Beato l'uomo che, dopo aver scosso da sé col battesimo la tirannica schiavitù del demonio, si consacra con piena disponibilità a Gesù per mezzo di Maria. Mi occorrerebbe molta luce per presentare questa forma di spiritualità in tutto il suo valore. Mi contenterò di esporre rapidamente alcuni suoi vantaggi. Chi si consacra a Gesù mediante il dono di sé a Maria, imita Dio. Il Padre, infatti, ha dato a noi il suo Figlio e continua a comunicare le sue grazie mediante Maria. Il Figlio è venuto nel mondo scegliendo per madre Maria. Col suo esempio ci invita ad incontrarlo ricorrendo alla stessa persona che lo ha introdotto nel mondo. Lo Spirito Santo ci elargisce grazie e carismi sempre con l'intervento di Maria. È giusto, dunque, ricorrere a Maria per offrirci a Dio, perché, come dice San Bernardo, la grazia ritorni alla sua fonte attraverso lo stesso canale che ce l'ha trasmessa. Chi si consacra a Maria per realizzare un incontro personale con Cristo pratica l'umiltà, virtù che piace tanto a Dio, in quanto riconosce la sua situazione di peccatore insieme alla realtà di Cristo, vero Dio uomo. Il peccato, infatti, ci impedisce di vivere l'amicizia con Cristo, il Santo di Dio. Abbiamo bisogno di Maria, sua Santa Madre, perché ci aiuti a camminare nella santità e renda più intimo il nostro contatto con Cristo Mediatore. In tal modo Maria ci rende coscienti che Cristo è Dio, Santo e Giudice degli uomini. Nello stesso tempo ci guida all'amicizia con Lui, nostro fratello e Salvatore. Chi si consacra a Gesù per mezzo di Maria sceglie un cammino di perfezione. L'egoismo infatti rimane in lui e cerca di inquinare le sue opere che spesso non sono perfette e pienamente degne di Dio, davanti al quale neanche le stelle sono pure. Maria aiuta il suo consacrato a purificare le sue intenzioni, a perfezionare il suo agire, ad elevarsi a maggiore santità, in modo da diventare sempre più degno figlio di Dio. Quel poco che desideri offrire a Dio, dice San Bernardo, affidalo alle mani di Maria, se non vuoi rischiare di essere respinto. Chi si consacra alla Vergine compie un generoso atto di amore verso il prossimo. Consegnarsi liberamente a lei con tutto quanto si ha e aprirsi alla sua volontà
a favore dei propri fratelli, vivi e defunti. La consacrazione a Maria si mette sulla strada di una sicura fedeltà. Egli prega così. Vergine Maria, mia madre e regina, accoglimi con tutto quello che ho compiuto, sorretto dalla grazia di Cristo, tuo figlio. Sento la mia incostanza e debolezza di fronte agli attacchi sferrati continuamente dai miei nemici spirituali. Vedo ogni giorno cedri del Libano abbattuti al suolo, aquile volteggianti intorno al sole, ridotte a uccelli notturni. Mille giusti cadono al mio fianco e 10.000 alla mia destra. Ma io mi affido a te, Vergine potente contro il male, perché tu mi trattenga dal cadere e conservi sempre in me la vita del tuo figlio. Custodisci il tuo consacrato. Ho tanta fiducia in te, perché so per esperienza chi sei tu. Sei la Vergine fedele a Dio e agli uomini, e non lasci perire chi in te si rifugia. Sei la Vergine potente, e nessuno potrà nuocere a te e a quelli che tu ami. Questa consacrazione rende veramente liberi della libertà dei figli di Dio. Maria risponde a chi si dona a lei per amore, dilatandogli il cuore e facendolo camminare a passi da gigante sulla via dei comandamenti di Dio. Ella toglie ordinariamente l'aridità, la tristezza e lo scrupolo nella vita spirituale. Gesù stesso presentò questa devozione a una santa religiosa, Suor Agnese di Langeac, come un modo sicuro di liberarsi dalle sue grandi pene e perplessità. «Consacrati a mia madre», le disse. Agnese acconsentì e all'istante ogni sua pena scomparve. Per confermare la validità di questa consacrazione, potrei riferirti le lettere e indulgenze concesse dai papi, i decreti emanati dai vescovi a suo favore, le associazioni che la vivono, l'esempio di molti santi e grandi personalità che ne hanno fatto l'esperienza, ma tralascio tutto questo. Come ho detto precedentemente, questa consacrazione impegna a vivere facendo riferimento a Maria in ogni azione. Non basta aver pronunciato una volta per tutte l'atto di consacrazione a Maria, e neppure ripeterlo ogni mese o settimana. Sarebbe un atto devozionale passeggero, incapace perciò di condurre alla santità. Non è difficile entrare in un'associazione e neppure consacrarsi a Maria e recitare determinate preghiere quotidiane. Il vero problema è di entrare nello spirito della consacrazione, che consiste nel rendere una persona completamente disponibile a Maria e a Gesù
per mezzo di lei. Ho incontrato molte persone che hanno fatto con entusiasmo questa consacrazione, ma senza comprenderne il significato profondo. Poche, invece, che ne abbiano assimilato lo spirito e pochissime che vi abbiano perseverato. Questa forma di spiritualità consiste sostanzialmente nel vivere in costante riferimento a Maria, modello perfetto degli atteggiamenti cristiani. Prima di agire bisogna rinunciare all'egoismo e ai propri punti di vista, ritenendosi incapaci, senza la grazia di Dio, di operare qualcosa di valido in ordine alla salvezza. Bisogna poi riferirsi alla Vergine, mettersi in sintonia con la sua volontà e in armonia con le sue disposizioni e i suoi esempi. In tal modo si è sicuri di compiere le proprie azioni come desidera Cristo e secondo il suo Vangelo. La tua vita nello Spirito non potrà dunque prescindere da Maria, perché in ogni attività dovrai essere disponibile fino a giungere ad una identificazione con lei. Così sarà Maria ad agire in te con la grazia di Cristo, attuando il piano della salvezza per la glorificazione del Padre. Occorre inoltre agire in Maria, cioè abituarsi progressivamente a scendere nell'intimo di se stessi per formarsi un'idea o immagine spirituale della Vergine. Maria sarà per te il Tempio, dove incontri Dio nella preghiera senza timore di essere respinto, la Torre di Davide che ti proteggerà dai nemici, la lampada accesa che ti illuminerà dall'interno e ti infiammerà dell'amore divino, l'ostensorio che ti rivelerà il volto di Dio. Maria sarà infine sorgente di fiducia per avvicinarti a Dio. A lei ricorrerai in ogni circostanza. Entrerai in Maria per pregare, per agire e per riposare. In Maria accoglierai Gesù, oggetto del suo amore, nella comunione eucaristica. Dovrai perciò compiere continui atti di rinuncia al tuo egoismo. Bisogna ancora che l'incontro con Cristo avvenga per mezzo di Maria, ricorrendo alla sua potente intercessione. Quando dunque pregherai Gesù, non sarai mai solo. Occorre infine agire per Maria, quale è consacrato a lei. Devi impegnare tutto il tuo tempo per lei, secondo la sua volontà e per la sua gloria. Questo è lo scopo immediato della tua attività, che avrà come obiettivo finale la gloria di Dio. Dovrai dunque rinunciare ad ogni scopo egoistico, che si insinua spesso in modo impercettibile nel tuo agire, e ripetere dal profondo del cuore: per te, mia regina, compio questa o quell'azione, mi reco in quel luogo o in un altro, per amor tuo accetto questa pena o questo insulto. Guardati bene, o cristiano, dal credere più perfetto orientare direttamente a Gesù o a Dio le tue azioni e intenzioni. Queste avranno meno valore se non ricorrerai a Maria. Varranno invece moltissimo e saranno gradite a Dio se farai riferimento a lei, perché saranno considerate opere di Maria in te. Bada inoltre a non porre la tua consacrazione sul piano del sentimento. Parla ed agisci con la fede viva che ha guidato Maria nella sua vita terrena e che lei ti comunicherà sempre più. A lei, già glorificata, spetta vedere Dio chiaramente e farne l'esperienza in tutto lo slancio dell'amore e nella piena gioia dello Spirito. Tu, invece, segui il cammino della fede, irto di difficoltà, sofferenze, stanchezza e aridità. Il tuo migliore atteggiamento, qui in terra, è quello di dire: Amen. Sì, aderisco a tutto quanto Maria, mia madre e regina, fa in cielo. Sta attento a non tormentarti se non sperimenti subito la dolce presenza di Maria nell'intimo del tuo essere. Questa grazia non è concessa a tutti. Quando una persona la riceve da Dio infinitamente misericordioso, la può perdere con facilità se non è fedele a raccogliersi stesso.
se purtroppo questo ti accadesse, ritorna a Maria, senza perdere la pace, e chiedile perdono della tua infedeltà. Questa consacrazione fedelmente vissuta produce molti frutti spirituali. Il più importante è di trasferire stabilmente la vita di Maria in una persona, in modo che non sia più essa a vivere, ma Maria viva in lei, fino a diventare, per così dire, l'anima della sua stessa anima. Quando Maria regna nell'intimo di una persona per una grazia ineffabile ma reale, chi può conoscere le meraviglie che vi opera? Ella realizza opere stupende, soprattutto nel cuore degli uomini, dove il suo intervento misterioso non è percepito. Se l'uomo lo conoscesse, potrebbe inorgoglirsi e sciupare così tutta la sua bellezza. Maria, vergine pura e feconda, quando pone la sua dimora nell'intimo di una persona, la rende pura nel corpo e nello spirito, nelle intenzioni e nei propositi, e feconda di opere buone. Non credere che Maria, la creatura più feconda, tanto da generare il Figlio di Dio, rimanga inoperosa nelle persone a lei fedeli. Ella le condurrà ad una vita di perseverante comunione con Cristo e farà sì che Cristo viva in esse, secondo le parole di San Paolo: figlioli miei, che io di nuovo partorisco finché non sia formato Cristo in voi. Gesù è il frutto di Maria per l'umanità in generale e per ogni uomo in particolare, ma specialmente per il cristiano che ha accolto Maria dentro di sé. Gesù è il frutto e il capolavoro di Maria. Infine, Maria diviene indispensabile al cristiano nei suoi rapporti con Cristo. Ne illumina lo spirito con la sua viva fede, gli infonde in cuore la sua umiltà, lo dilata e infiamma con il suo amore, lo rende puro con la sua verginità, nobile e grande con la sua maternità. Ma perché mi fermo su queste cose? Solo l'esperienza può far conoscere le meraviglie operate da Maria. Alle persone gonfie di scienza e di orgoglio, come pure alla maggior parte dei cristiani praticanti, esse sembrano incredibili. Per mezzo di Maria, Dio è venuto nel mondo la prima volta nell'umiltà e nel nascondimento. Non si potrebbe dire che, ancora mediante Maria, Dio verrà un'altra volta per regnare dappertutto e giudicare i vivi e i morti secondo l'attesa di tutta la Chiesa? Chi può sapere come e quando ciò si realizzerà? Quello che so con certezza è che Dio, i cui pensieri sovrastano i nostri più di quanto il cielo sovrasta la terra, verrà nel tempo e nel modo più imprevisto dagli uomini, perfino dagli esegeti più competenti, perché la Bibbia è molto oscura su questo argomento. È da credere che verso la fine dei tempi, e forse prima di quanto si pensi, Dio susciterà uomini di forte personalità, ricolmi di Spirito Santo e formati alla scuola di Maria. Con la loro collaborazione, questa eccelsa regina porterà a termine imprese meravigliose per distruggere il peccato e stabilire sulle rovine del mondo corrotto il regno di Gesù Cristo, suo Figlio. Quei grandi santi riusciranno in tutto, proprio con la devozione alla Vergine, che nella mia incapacità sto solo tratteggiando.
Preghiera a Gesù. Gesù, ti ringrazio perché mi hai ispirato di consacrarmi a tua madre. Lei ormai mi aiuterà in ogni cosa, a sollevarmi dalla mia profonda miseria, ad entrare in più intima comunione con te. Senza di lei sento di naufragare nel mio egoismo. Sì, ho bisogno di Maria nella mia vita spirituale. Con lei mi libererò dal peccato e dalle sue conseguenze. Approfondirò il mio rapporto con te nella preghiera. Contemplerò i tuoi misteri e aderirò pienamente al tuo Vangelo. Con lei non solo sarò salvo, ma irradierò il tuo amore nel mondo. Vivrò in armonia con la tua volontà e mi impegnerò a rivelarti autenticamente ai miei fratelli. Vorrei proclamare a tutte le creature quanto sei stato buono con me, facendomi conoscere tua madre e consacrare a lei. Mai potrò ringraziarti di questo dono come dovrei. Senza Maria sarei perduto per sempre. Ma ora lei è con me. È un tuo dono prezioso che mi riempie di gioia. Sarei ingrato se non facessi a lei il dono della mia vita. Preferisco morire che vivere senza di lei. Come Giovanni sotto la croce, ho accolto Maria quale tuo dono e spesso mi sono consacrato a lei, sebbene in modo imperfetto. Ora invece rinnovo la mia consacrazione con quella maturità e impegno che tu, Gesù, attendi da me. Aiutami ad eliminare dalla mia vita tutto quanto non posso offrire a tua madre. Ciò che non si può presentare a lei non è degno di te. Preghiera allo Spirito Santo. Spirito Santo, aiutami ad attuare questi miei impegni. Pianta e coltiva in me l'albero della vera vita, che è Maria, perché cresca, fiorisca e dia frutti. Spirito Santo, concedimi di venerare ed amare la tua fedele sposa, di affidarmi alle sue cure materne e di ricorrere a lei con fiducia in ogni circostanza. Con lei forma in me Cristo, uomo perfetto, fino alla piena maturità spirituale. Amen. Preghiera a Maria.
O Maria, figlia prediletta del Padre, madre ammirabile del Figlio, sposa fedele dello Spirito Santo. Tu sei per me madre spirituale, maestra di vita, regina potente. Tu riempi la mia esistenza di gioia, di luce e d'amore. Dio ti diede a me per grazia, perché io senta l'esigenza di vivere per te. Poiché non sono stato abbastanza disponibile alla tua azione materna, mi consacro ora a te, per sempre. Mi impegno a sradicare in me tutto ciò che non piace a Dio e a fare le mie scelte quotidiane con la tua guida e il tuo esempio, secondo la sua volontà. La luce della tua fede dissipi le tenebre del mio spirito. La tua umiltà contesti il mio orgoglio. La tua sublime contemplazione trattenga i miseri voli della mia fantasia. La tua visione di Dio mi ricordi sempre la sua presenza. L'incendio della tua carità dilati ed infiammi il mio cuore. Le tue virtù evangeliche si sostituiscano ai miei peccati. Lo splendore della tua grazia mi accompagni all'incontro con Dio. Madre carissima, ottienimi la grazia di identificarmi con te. Che io abbia il tuo spirito per conoscere Cristo e il suo Vangelo. La tua anima per lodare e glorificare il Signore. Il tuo cuore per amare Dio con purezza e ardore come l'hai amato tu. Non ti chiedo visioni e rivelazioni né esperienze spirituali straordinarie. Tu sei stata introdotta nell'eredità del Signore e vedi chiaramente senza oscurità. Esperimenti Dio nella piena gioia, regni con Cristo per sempre. A te è assegnato il compito di umiliare le forze del male e diffondere nel mondo i doni divini. Questa è la tua condizione celeste, che mi riempie il cuore di gioia. Quanto a me, non desidero altro che seguirti nel tuo cammino terreno, nella fede con cui ti affidasti totalmente a Dio, nella partecipazione alle sofferenze di Cristo, nella collaborazione alla salvezza del mondo. Ti chiedo soltanto una cosa, che in ogni istante della mia vita io possa dire tre Amen. Amen a quanto hai compiuto sulla terra. Amen a quello che fai ora in cielo. Amen a tutto ciò che operi nella mia anima, perché Gesù sia pienamente glorificato nel tempo e nell'eternità. Cristiano, amato da Dio, lo Spirito Santo ti ha fatto comprendere quanto ho esposto fin qui? Ringrazialo, perché si tratta di un mistero che ben pochi conoscono. Se hai trovato la perla preziosa di cui parla il Vangelo, il tesoro nascosto nel campo di Maria, devi vendere tutto per comprarla. Devi rinunciare al tuo egoismo, per immedesimarti totalmente con Maria e avere la gioia di trovare Dio in lei. Se lo Spirito Santo ha piantato in te il vero albero di vita, cioè la consacrazione a Maria, devi mettere tutto il tuo impegno per coltivarlo, perché dia frutti a suo tempo. Beato l'uomo nel quale è stato piantato l'albero di vita che è Maria.
più beato se in lui quest'albero cresce e fiorisce. Ancor più beato se giunge a dare frutto. Ma più beato di tutti è l'uomo che gode di questo frutto per tutta la vita e per l'eternità. Amen. Avete ascoltato Il segreto di Maria di San Luigi Maria da Montfort. Testi scelti a cura del Centro Mariano Monfortano.